Acrigel morbido o Acrigel viscoso? Si può notare la differenza tra i due prodotti già durante l'estrazione del gel dal tubetto. Il prodotto più viscoso incontrerà una maggiore resistenza nel fuoriuscire e una volta applicato sull'unghia formerà una sfera di prodotto più compatta. L'acrigel dalla consistenza morbida viene lavorato delicatamente accarezzando il prodotto con un pennello precedentemente imbevuto di cleaner. È importante evitare di applicare troppa pressione per non creare solchi. Se il prodotto inizia ad attaccarsi al pennello, significa che le setole sono scariche di cleaner e quindi è necessario immergerlo nuovamente nella soluzione. L'acrigel più viscoso invece ha una consistenza tale da poter essere lavorato anche con un bastoncino d'arancio leggermente inumidito di cleaner. Si picchietta delicatamente il prodotto e lo si accompagna fino ad ottenere la lunghezza e la forma desiderata. Anche con questa tipologia di prodotto possiamo comunque utilizzare il nostro pennello per l'acrigel inumidendolo nel cleaner e facendo una pressione maggiore per lavorarlo. Tra i due prodotti c'è anche una notevole differenza di tonalità di colore. L'Acrigel Nude Luxe è più caldo e coprente, mentre l'Acrigel Pro Cover è più chiaro e lattiginoso. Quindi tra i due quale scegliere? È solo una questione di gusto personale e di manualità. A voi quale piace di più?